66 milioni di anni fa, un gigantesco asteroide colpì la Terra, cancellando i dinosauri e il 75% degli altri animali presenti sulla Terra. Devastante, sì, ma si trattava di milioni di anni fa. E se questo asteroide si scontrasse con noi oggi? C'è qualche possibilità di fermarlo? Quali parti del mondo sarebbero maggiormente colpite? E perché potrebbe essere una buona cosa? Questo è cosa succederebbe se, ed ecco cosa succederebbe se l'asteroide che estinse i dinosauri colpisse nel 2024. Ok, vediamo con che tipo di asteroide abbiamo a che fare. Conosciuto come Chicxulub, questo asteroide era largo come 100-200 campi da calcio, vale a dire 10-20 km di larghezza, e ora sta venendo direttamente verso di noi. In particolare verso la penisola dello Yucatan, in Messico. Se pensate di poter scappare, vi sbagliate. Sta sfrecciando verso la Terra a 20 km al secondo. Improvvisamente si schianta in mare, uccidendo tutto ciò che si trova nelle immediate vicinanze. Ma non è tutto. Un impulso termico si irradia dal luogo dell'esplosione, rilasciando l'energia equivalente a 10 miliardi di bombe nucleari. Si scatena un'enorme onda d'urto d'aria che distrugge tutto ciò che si trova nel raggio di 1500 km. Piante e animali vengono fatti a pezzi. Le foreste vengono rase al suolo. Un terremoto di magnitudo 10 spaccerebbe la Terra. Le scosse si irradierebbero in tutti gli Stati Uniti. Si solleverebbero tsunami giganteschi. Città del Messico, la Florida e il Texas ne risentirebbero. So che il Texas ha parlato di secessione, ma non credo che questo sia ciò che aveva in mente. Anche se ci sarà ancora vita sulla Terra, potrebbe non durare a lungo. I cumuli di polvere e zolfo nell'atmosfera bloccano il sole. Per i prossimi 15 anni ci sarà un inverno freddo, buio e terribile. Solo pochi di noi ne usciranno vivi. Ma forse gli esseri umani che sopravvivono saranno in grado di ricostruire la Terra. E, strano a dirsi, quell'enorme asteroide che ha causato tutti i danni potrebbe contenere la chiave per un nuovo futuro stabile. E fortunatamente per noi, non siamo a 66 milioni di anni fa. Siamo nel 2024 e siamo Homo sapiens. Creature con cervelli molto grandi e idee brillanti. Senza offesa per il T-Rex, ma di sicuro non stavano giocando a Wordlo e sicuramente non stavano monitorando il cielo alla ricerca di asteroidi. Ma alla NASA c'è un team che sta facendo proprio questo. E se fossimo in grado di individuare un asteroide in anticipo, potremmo in qualche modo deviarlo dalla rotta. È possibile deviare l'asteroide dal suo percorso? Ecco cinque diverse opzioni che possiamo esplorare. La prima possibilità è un impattatore cinetico. Questa è l'unica opzione di deviazione che gli scienziati hanno testato finora. L'idea è quella di sbattere violentemente un oggetto contro l'asteroide, spingendolo fuori dal suo percorso. La NASA ha testato questa tecnica nel 2022 sbattendo un veicolo spaziale contro Dimorphos. Dimorphos è la luna di un asteroide vicino alla Terra. Grazie alla forza della collisione, ora sta andando più veloce. Quindi, in teoria, potremmo usare questa opzione per spostare un asteroide fuori rotta. Ma c'è un piccolo problema. L'asteroide con cui abbiamo a che fare è troppo grande. Per riuscire a portarlo fuori rotta, avremo bisogno di più impattatori cinetici. Non mi piacciono le nostre possibilità con questo. Vediamo cos'altro abbiamo. Ok, la seconda opzione per la deviazione si chiama trattore gravitazionale. Pensate a questo come al vostro cane che tira il guinzaglio e vi porta su una strada diversa per sentire un odore interessante, a parte il cane e l'odore. In questo caso, una navicella spaziale vola accanto a un asteroide, modificandone il percorso grazie alla forza di gravità. Purtroppo, questo metodo presenta un grosso problema. Tanto per cominciare, richiede molto tempo. Inoltre, funziona solo su asteroidi piccoli, quelli con un diametro inferiore a 500 metri. Già, questo non funzionerà quando si tratterà di un asteroide massiccio diretto verso la Terra. La terza opzione è una cosa conosciuta come pastore di raggi ionici. Ma, invece di pascolare le capre, questo pastore è una navicella spaziale che allontana l'asteroide dalla nostra strada. Il veicolo spaziale è dotato di un motore ionico, che genera uno scarico di ioni xenon accelerati. Questi ioni sono particelle cariche potentissime, la cui forza devia l'asteroide. Ma, probabilmente, non abbastanza potenti da deviare un Chicxulub. Poi, i laser spaziali.
Se state immaginando di colpire l'intero asteroide con i laser in modo che si vaporizzi. No, non è così. Purtroppo non è altrettanto bello, ma può essere efficace. Il laser viene puntato sulla superficie, creando dei pennacchi che spingono via l'asteroide. Se avessimo abbastanza laser e fossero abbastanza potenti, questo potrebbe essere un metodo praticabile. Infine, per un asteroide davvero grande, come quello con cui abbiamo a che fare qui e per cui è necessario fare qualcosa, ci sono sempre le bombe atomiche. Questo sarebbe incredibilmente pericoloso perché c'è sempre la possibilità che frammenti dell'asteroide o altri detriti spaziali cadano sulla Terra. Per non parlare del fatto che il lancio di bombe atomiche, in generale, è un'impresa molto rischiosa. Ma siamo realisti. Un'emergenza come questa probabilmente giustifica lo sblocco dei codici nucleari. Gli scienziati ci dicono che l'invio di una testata nucleare che esplode vicino all'asteroide con 2 mesi di anticipo potrebbe vaporizzare il 99,9% della massa dell'asteroide lontano dalla Terra. Mi sembra un'ottima idea. Tutto questo funziona solo se individuiamo l'asteroide con largo anticipo. Se, per qualche motivo, non ci riuscissimo e un asteroide spuntasse all'improvviso dal nulla, ci sarebbe un'evacuazione di massa. La zona di evacuazione verrebbe determinata in base alle dimensioni, alla velocità e all'angolo dell'impatto imminente. Poiché l'asteroide colpirà la penisola dello Yucatan, i governi statunitense, cubano e messicano saranno impegnati a evacuare le persone in Messico, a Cuba e in alcune zone del sud degli Stati Uniti. I 3 governi dovrebbero creare soluzioni alternative per il cibo e il riparo di centinaia di migliaia di persone, forse di più. L'evacuazione di massa non sembra una passeggiata. C'è quindi un lato positivo nell'avere un asteroide che atterra nel nostro giardino? Sì, c'è. L'asteroide potrebbe portarci dei doni straordinari. Un'intera serie di minerali preziosi. A causa della loro scomoda posizione nello spazio profondo, come nella fascia degli asteroidi, queste rocce spaziali sono estremamente difficili da estrarre. Ma le cose cambierebbero se un asteroide atterrasse sulla Terra. Si stima che un solo asteroide contenga un'enorme quantità di oro, 700 quintilioni di dollari. Sono abbastanza zeri perché ogni persona sulla Terra riceva 93 miliardi di dollari. Ci sono anche altri elementi che potremmo essere in grado di estrarre. Cobalto, platino, nickel. In effetti, la pressione con cui l'asteroide si schianta può trasformare un elemento in uno più prezioso. Per esempio, in un sito di caduta di un meteorite in Australia, è stato trovato un minerale raro, la reidite. Si è formato dallo zircone a causa dell'alta pressione e temperatura dell'impatto. L'estrazione di questi elementi dagli asteroidi potrebbe liberarci dai problemi di diritti umani che sono stati parte integrante dell'estrazione mineraria tradizionale. Calibre Mining segue pratiche estrattive etiche, ma non tutte le società minerarie lo fanno. Inoltre, l'estrazione di asteroidi sarebbe più rispettosa dell'ambiente, senza il pericolo di rilasciare tossine come piombo e arsenico nelle nostre acque. Oggi vengono già estratti grandi crateri da impatto in Sudafrica e in Canada. Sono fonti ricche di nichel e oro. La devastazione causata dallo schianto di un asteroide sarebbe terribile. Ma se si rivelasse inevitabile, quella devastazione potrebbe contenere l'indizio di nuove risorse e di una nuova crescita. Questo è ciò che accadrebbe se l'asteroide Chicxulub colpisse la Terra. Ma cosa succederebbe invece se un asteroide colpisse la Luna e la spezzasse in due? Beh, questa sembra una storia per un altro. Cosa succederebbe se...